E se vi dicessi che i ragni non sono gli unici animali con 8 zampe presenti sulla Terra? E se vi dicessi che tra i tenebrosi aracnidi possiamo trovare i migliori predatori del nostro pianeta? E se vi dicessi che tutti noi conoscevamo già questa cosa, in quanto è ben nota l'adattabilità di ragni, scorpioni e pseudoscorpioni, cosa mi rispondereste? E se vi dicessi che non ho abbastanza soldi se non per clip del 2006? Oggi faremo un viaggio a Trieste, nel nord-est italiano, dove è stato trovato un vero e proprio aracnide alieno. Ci troviamo nella Klein Berlin, piccola Berlino letteralmente in tedesco, una fitta rete di gallerie utilizzate durante la Seconda Guerra Mondiale, proprio al di sotto della città italiana. Io sono Cruz e oggi vi presento la puntata più inquietante di Cruzpedia, dove andremo a scoprire quale animale si cela nell'oltretomba triestino. No, ragazzi, non ce la faccio, devo tornare poco serio. Rimetto a posto anche il volume, la voce, così non sembro Robocop. Di cosa parleremo oggi? Parleremo di un gruppo di aracnidi che è stato trovato al di sotto appunto di Trieste, ragazzi. Sto parlando di una popolazione di amblipigi. Cosa sono gli amblipigi, ragazzi? Sono degli aracnidi, fanno parte di questo fantastico gruppo, quindi hanno 8 zampe, che tuttavia presentano delle differenze abbastanza visibili. La prima è che i pedipalpi, come negli scorpioni, che è un altro gruppo di aracnidi ben più conosciuto in realtà, sono modificati rispetto ovviamente ai ragni, sono abbastanza grossi e farò comparire qualche immagine così che possiate vederli bene. Inoltre, il primo paio di zampe, quindi di tutte queste 8, è modificato, ha una funzione meno motoria e più, diciamo, tattile sensoriale. Come mai ci siamo ritrovati questi animali in Italia? Ragazzi, è la prima volta che vengono ritrovati nella scarpetta italiana. Non è il loro areale, non dovrebbero esserci, eppure nelle profondità della galleria che vi ho mostrato in precedenza ci sono. Sono stati visti per la prima volta nel 2019, nel 2020 è stato fatto lo studio, quindi complimenti a tutti quelli che l'hanno fatto. Cosa ha evidenziato questo progetto, questo studio, ragazzi? Che una specie proveniente dal Medio Oriente non dovrebbe esserci appunto qui ed è per quello che è un alieno. Non era clickbait, ragazzi. Alieno, proprio anche in ecologia, significa che non dovrebbe essere presente in quel territorio. Un animale, per esempio gli extraterrestri, ragazzi, sono alieni perché non dovrebbero esserci qua, vengono da un'altra parte. Cosa possiamo raccontare riguardo questa scoperta? Allora, è molto interessante, non lo metto in dubbio, in quanto per la prima volta un gruppo di aracnidi, che non sia i soliti ragnetti, scorpioni e via dicendo, è stato ritrovato in Italia. Due, perché non è il loro ambiente, difatti non riuscirebbero mai a conquistare, tipo Risiko, i territori italiani, riuscirebbero solamente a vivere in quell'ambiente. Possiamo quindi studiare questa loro caratteristica, possiamo studiare questa loro adattabilità e capire come hanno fatto a resistere in quell'ambiente. Perché sono arrivati in Italia? Sembra che le gallerie siano utilizzate dagli alpini, penso, sì, ho letto quello. Durante una delle loro varie spedizioni, appunto in zona più orientale,
magari nelle casse, vi dicendo, se li sono portati dietro le gallerie. Il Klein Berlin serve appunto come zona di stoccaggio, quindi potrebbe essere successa questa cosa. Ragazzi, questa storiella è al pari di quelle di altri animali invasivi, tuttavia, ripeto, è improbabile che riescano a uscire dalle gallerie e un po' a colonizzare il nostro territorio. Visto che voglio tornare a proporvi quanto è pericoloso, ovviamente una nozione interessante potrebbe essere questa: sono pericolosi, sono velenosi, aiuto, ci stanno per uccidere tutti quanti. No, ragazzi, non sono come Predator, nonostante li abbia definiti alieni. Non hanno ghiandole velenose, nessuna specie di questo gruppo di aracnidi possiede del veleno. Cosa vuol dire? Che non sono affatto pericolosi per l'uomo. Bene, ragazzi, quindi come sempre spero di avervi incuriositi anche questa volta. Non so se avevate sentito questa notizia, secondo me è passata troppo in sordina. Almeno secondo me, perché io adoro, ragazzi, aracnidi, quindi ragni, scorpioni e appunto anche questi fantastici ambilipigi. Qualora dovesse esservi piaciuta la puntata, come sempre vi invito a mettere like, ad iscrivervi sui vari canali, compreso questo, stiamo crescendo. Magari un giorno riuscirò a comprare delle clip un po' più di qualità. Chi lo sa, speriamo. Già costa troppo sta roba per montare i video. Ci vediamo alla prossima puntata, ragazzi. Speriamo che possa ritornare quanto è pericoloso.